In questo video vediamo come gestire i tuoi magazzini. Con questa funzione tieni i tuoi prodotti organizzati, eviti le mancanze e gestisci tutti i tuoi movimenti di carico e di scarico. Apri il menu e clicca Magazzini. Se non hai mai aggiunto un magazzino, la tua pagina Magazzini apparirà vuota. Per aggiungerlo, clicca sul più in basso a destra e seleziona Nuovo magazzino. Assegnagli un nome e localizzalo sulla mappa. Ora inserisci i prodotti contenuti in quel magazzino. Scatta una foto del prodotto e scegline una della tua galleria per riconoscerlo facilmente. Seleziona poi il magazzino che contiene quel prodotto. Clicca sulla voce Nome prodotto per visualizzare la lista dei prodotti vista nel tutorial Creazione di un prodotto. Se il prodotto non è presente nella lista, puoi aggiungerlo manualmente. Seleziona il saldo iniziale dell'articolo, cioè la quantità di prodotto che hai già in magazzino e l'unità di misura. L'ultima opzione disponibile è Scarica utilizzo in attività. Selezionando la voce Sì, il prodotto viene scaricato in automatico quando lo utilizzi in un'attività. Più informazioni inserisci, più dettagliato sarà il tuo magazzino. Infine clicca su Crea prodotto per concludere la procedura. Nella pagina iniziale del modulo, seleziona il singolo prodotto per visualizzare lo storico dei movimenti di carico, di eliminazione o di utilizzo. In questa schermata, se clicchi il pulsante più, puoi aggiungere un nuovo movimento relativo al prodotto selezionato in precedenza. Ricorda che, se i prodotti sono utilizzati nell'attività, i movimenti verranno registrati automaticamente. Oltre all'app, puoi visualizzare e aggiungere i magazzini anche dalla versione web. Questa procedura è ideale per chi preferisce utilizzare il proprio computer. I passaggi sono uguali: entra in magazzino, visualizza i magazzini disponibili oppure aggiungine dei nuovi. Grazie per aver seguito questo video tutorial e buon lavoro!